Assessore Pittella, partiamo dalla prima pagina dei giornali quotidiani regionali, una prima pagina che probabilmente, anzi certamente lei non si aspettava. No, non me l'aspettavo e devo dire la verità, mi è anche molto sorpreso e dispiaciuto perché sono notizie che toccano anche sentimenti profondi, il disagio anche personale di un amico verso cui provo e personalmente e per la vicenda molto rispetto. Io sono certo che l'assessore Mancusi, il collega Mancusi, possa con serenità ripristinare la verità senza nessun problema e soprattutto per poi ritornare a svolgere la funzione che ha svolto fino a stamani. Assessore, questi sono mesi problematici, molto delicati, le primarie, le elezioni politiche alle porte. Qualcuno vede anche in azioni tipo questa, si parla di una regia o comunque di un clima molto delicato. Ecco, lei da assessore regionale avverte questa tensione o invece nel caso specifico è una vicenda che si chiarirà? No, nel caso specifico non preferisco pronunciarmi. So che questa vicenda complessiva viene da lontano, non è di oggi e cade accidentalmente in un periodo, in un contesto già abbastanza precario perché c'è un'onda mediatica oggettivamente che colpevolizza la politica, che punta l'indice contro chi fa politica, contro i partiti. C'è uno Stato, si agisce su un corpo indifeso che è quello un po' della credibilità istituzionale dei partiti. E su questo corpo indifeso sostanzialmente vengono inferte ferite che possono essere anche letali se non si sta attenti. Ed è la comunicazione spinta, è la ricerca del gossip, è il luogo comune, è la costruzione, fantasiosa della vita, del raggiro istituzionale che il politico mette in campo. Anche di scenari, no? Seggi parlamentari. Si costruisce sostanzialmente sulla fantasia, non è creatività, quella è un'arte, questa è pura fantasia. Veniamo alle cose concrete. Questa sera il Partito Democratico e il centrosinistra, perché abbiamo visto anche esponenti del centrosinistra del Lago Negrese, dell'area sud, si sono ritrovati per promuovere e valorizzare la candidatura di Bersani alle primarie. Lei diceva un momento difficile, in effetti qualche sindaco evidenziava questo momento difficile. Ci chiediamo, un assessore regionale che ha un forte radicamento territoriale si trova in un momento difficile, poi a dialogare anche con il territorio che magari fino in fondo non riesce a capire o a comprendere le difficoltà, con quale stato d'animo si partecipa a riunioni come queste? Non è semplice. Io sono animato anche caratterialmente da una forza d'animo che mi riconosco senza alcuna presunzione e penso di consegnare loro la passione che mi distingue nell'azione di impegno che svolgo, anche sostenendo e sostenuta dall'idea che soltanto attraverso la proposta, i programmi, le azioni quotidiane possiamo noi costruire le condizioni e il futuro di questo territorio e della nostra regione. E la rassegnazione o la protesta possono soltanto demolire lo stato sociale e le poche o grandi o molte prospettive che questo territorio ha. Allora dico ai sindaci, innanzitutto non abbassiamo la guardia, anzi progettiamo e obbligatoriamente, mettetevi insieme perché soltanto l'unione di una città in una città comprensoria può rappresentare il valore aggiunto. Noi le risorse, la credibilità politica in regione e a livello nazionale l'abbiamo da spendere e anche le possibilità di raccogliere risultati importanti su progetti essenziali. Veniamo alle primarie, assessore, una provocazione. Se non conoscessi l'assessore Pittella e resettassi
in qualche misura un po' tutte le informazioni di questi anni, pensando a Marcello Pittella direi è un renziano, nel senso è di una persona dinamica, di una persona, voglio dire, capace, che lavora sulle cose amministrative. Però Marcello Pittella sceglie Bersani. Ora, non le vorrei alzare la palla e schiacciare, perché lei è stato anche un ottimo schiacciatore di pallavolo, però no, capisco, ci si innamora di Bersani. Capisco che può essere data anche una lettura in questo senso. Però io dico, noi possiamo recuperare l'esperienza di Pierluigi amministrativa di Pierluigi Bersani. L'esperienza e anche la maturità politica, l'equilibrio politico che Bersani comunque ha dimostrato di avere in tutti questi anni, il radicamento nei territori e nei partiti del centro-sinistra in termini di riconoscibilità e poi, se volete, anche relazioni internazionali che oggi più che mai, per un'Italia che ha bisogno di riprendersi in una Europa 27, io penso siano determinanti. Ecco perché Bersani. È chiaro che aggiungo che sono ancora più motivato nel sostenere Bersani se si accompagna nella sua azione amministrativa e politica brillante anche, come voglio dire, quella freschezza e anche quella capacità di rinnovamento, pur negli equilibri, perché io capisco che la politica è fatta anche di equilibri, quel rinnovamento e quel ricambio generazionale che a mio giudizio l'Italia si attende e il PD non può, e il centro-sinistra non può deludere gli italiani. Assessore, non c'è una sua valutazione, chiaramente lei non dirà fino in fondo non la verità, ma diciamo, si ha la sensazione che la classe dirigente del centro-sinistra lucana, magari di questo territorio, sia un po' affaticata, diciamo, ecco, probabilmente da tutta una serie di problemi. Ma noi viviamo e paghiamo lo scotto della crisi che c'è, che non è solo quella economico-finanziaria, che pure ci prova, indirettamente mette in difficoltà, incrina ulteriormente o affievolisce il rapporto tra cittadino ed eletto. Se poi ci mettiamo un po' la crisi dei partiti, la politica che con tutti gli esempi, diciamo, di non buona pratica amministrativa ha dato e anche politica, per ultimo Di Pietro, allora ci rendiamo che ha demolito la Prima Repubblica, ha costruito su di sé e su un'etica istituzionale la seconda, si rivela sostanzialmente avere le fondamenta d'argilla, ci rendiamo conto che la politica ha una difficoltà. Poi c'è Grillo che completa l'opera, dopodiché all'interno nostro c'è anche, diciamo, qualche ulteriore fermento, chiaro che c'è qualche difficoltà. E allora la classe dirigente in questo momento deve con sobrietà rispondere a questa crisi di fiducia e anche di quasi di identità, con buone azioni, con umiltà, contatto con i cittadini, anche quando c'è da prendere fischi, e buone azioni amministrative. Per concludere, Assessore, probabilmente Bersani in Basilicata dovrebbe vincere. Qual è il risultato soddisfacente di questa vittoria? Qual è invece il risultato vincente ma non soddisfacente? Beh, questa è una bella domanda, perché non saprei. Cioè, io penso che se Bersani si attesti sul... Se è un testa a testa è una vittoria, no, o è un po' una piccola sconfitta? Quella diventa una sconfitta. Ovviamente nel rapporto Bersani-Renzi dovremmo stare sul 70-30 in Basilicata. Se non dovesse essere così, è un campanello d'allarme, qualcosa non ha funzionato, ovviamente, soprattutto per lo schieramento che c'è in campo. Però c'è una grande incognita, che sono i cittadini, obiettivamente, nel senso che oggi non riusciamo a misurare il grado di partecipazione e il grado di protesta. Forse il secondo un po' di più del primo, però entrambi, diciamo, ci mettono un po' in difficoltà nel fare un pronostico.